Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio e nuovo video di Slime Racers. Bene, 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 bene. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, mi raccomando. Che sia di Slime Racers o di qualsiasi altra cosa, lasciate un bel like per supportarmi e commentate e condividete. Allora, visto che abbiamo un bel po' di soldi, io direi di spenderli qui per comprare un po' di cose nuove. Vedete? Adesso le andiamo a vedere e basta. Allora, abbiamo fatto un po' di spese. Allora, qui adesso abbiamo a disposizione un nuovo set di colori. Vediamo se ce n'è uno interessante. Non so, magari è quello vecchio. È uno un po' più vecchio, ma ok. Cambiamo il set di colori, via. Poi, aspetta che spengo la luce. No, questo è a posto. Dovremmo avere forse... No, non abbiamo gadget nuovi, ma abbiamo un aggiornamento, ad esempio, per quanto riguarda qui le caverne. La caverna, che come vedete è diventata molto più figa. Vedete che figa? Molto più bella da vedersi. Vedo che i miei droni stanno lavorando a pieno regime. Poi gli do una mano a smaltire tutta questa cacchina, anche radiativa, che qua da questo lato la porto al laboratorio, che sicuramente mi farà comodo. Diamo un'occhiata anche all'altro recinto qui, se sono pieni oppure no. Io non ho, beh, qui possono andare avanti ancora. Bene, allora abbiamo sbloccato anche cose per il laboratorio e adesso andiamo a vederle immediatamente. Immediatamente. Allora, prima ci svuotiamo, non l'acqua, grazie. Ci svuotiamo della cacchina cristallina. E adesso della cacchina radioattiva. Molto bene. Allora, in teoria sono sui progetti da acquistare. No, vengono contati come già acquistati, quindi stanno di qua. Allora, dove Caperino è? Eccolo qua. Il market link, che ci permette di vendere direttamente, grazie anche ai droni. E quindi vendere le robe. Però mi pareva di... Ah no, faccio soldi con i droni perché quelli nel, diciamo, nella hall centrale, davanti alla casa, vanno a vendere effettivamente, ma gli altri non potevano farlo perché mancava questo. Abbiamo bisogno del Royal Jelly, va bene, come per molte altre cose in realtà, quindi dovrò procurarmelo. E beh, fabbrichiamo anche questo, visto che posso farlo, lo fabbrico. Il pink portal, cioè il pink teleport, mi manca il deep green, poi l'avrei fatto ma non ne ho. Abbiamo sbloccato anche decorazioni. No, però io sono convinto che c'era un'altra utilities che avevamo sbloccato. Boh, vabbè, non mi ricordo. Dovevo fare più attention. Ah no, eccola qui, eccola qui, eccola qui. Questo cos'era? Area clean decorizer. Ah, ok. Ok, 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 ok. Se non vado errato, adesso mi è venuto in mente. Questo qua ti permette di immagazzinare tutte queste le decorazioni, gli ornamenti, tra gli eco. Ok, questi qui. E anche gli ornamenti. Permette di immagazzinarli tutti, fare pulizie, di mettere in giro. E poi di rimetterli in giro. Ok, adesso abbiamo capito cos'era. Questo nuovo. Boom. Allora, dirigiamoci verso una delle ultime zone che abbiamo sbloccato. Ecco, ce n'è uno per zona, vedete? Comunque, dirigiamoci verso l'ultima zona, praticamente, che è questo qui. Eccoci qua. Perché nella mappa dobbiamo arrivare qui in fondo un momentino. Quindi devo andare in questa direzione o in questa, in questa. Questa. Perché, tra l'altro, sarebbe opportuno arrivarci con un teleport... da piazzare per andare avanti e indietro, magari, anche se in questo momento non ce l'ho.
Ma vabbè, possiamo sempre andarci e basta. No, così scendo. Allora, vediamo un attimo di capire la strada, perché non me la ricordo minimamente. Proviamo a scendere allora. Da, da, da. Anzi, aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Dobbiamo andare verso di là allora. Aspetta, aspetta. Dai, ok, ci siamo. Che dobbiamo andare a vedere come poter andare avanti. Quindi dobbiamo attraversare di là. Poi è chiuso. Aspettate che. Ecco qua l'energia che torna. E oh. Ok. Questo è chiuso, quindi niente. Passiamo da di qua. Ok. Molto bene, siamo arrivati qui in fondo. Adesso vediamo un po'. No, aspetta, qui sotto è. No, ok, è aperto. Molto bene. E voilà. Ci siamo arrivati in questa zona. Guardate che figa. Allora, prendiamoci questo che non si sa mai. Qui dobbiamo sbloccare. Cosa abbiamo bisogno? Della cacchina radioattiva, effettivamente. Tutta radioattiva la vuole. Ok. Allora, torniamo indietro a prendere la cacchina radioattiva e vediamo un po' che cosa c'è dall'altra parte di questo passaggio. Allora, possiamo lasciare tutto così com'è e fare un bel teleporto rapido qui per arrivare a casa. Allora, cacchina radioattiva, andiamo a prenderla. Non ho contato quanto me ne serve, accidenti anche a me. Va bene, porterò tanta, amen. Cacchina radioattiva ce n'è? No, non ce n'è. Volete farmi un pochino di cacchina radioattiva che mi serve, per favore? Me la fate? I droni lavorano fin troppo bene. Dai, fatemi un po' di cacchina. Vi sparo addosso il cibo. Vediamo se sparandovi addosso il cibo. Se no me lo porto dietro. Provo con quelli dall'altra parte. Ok, mi stavo preoccupando. Dai, mangiate. Mangiate. No, niente. Va bene, allora proviamo un'alternativa. Ah, qualcuno mangia? Sì, cacchina. Cacchina. Ho preso anche gli slime, non importa. Dai, mangiate. Basta colpirli con il cibo che gli piace e molte volte mangiano. Faccio un'altra. Cacchina. Ne ho 8, penso che siano sufficienti, sicuro. Sinceramente, ma meglio abbondare che deficere. Porto dietro anche il face lemon. Un paio di face lemon così. È notte. E allora facciamo un saltino a casa per fare un pisolino veloce. Crackete. Sleep until morning. E alle 6 di mattina ci rimettiamo in viaggio. Blaffe. Ok. Verso di qua. Adesso vediamo. Sblocchiamo la nuova zona. Vedete queste cose luminose qui. Sono decorazioni varie. Allora, tac. Qui possiamo. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ce la facciamo? Uff, per un pelo. Ricarica, forza. Eccola là. Molto bene. Avanti, popolo. Dovrei avere abbastanza cattina. Per attivare il portale comunque. Se me lo fossi ricordato prima. Gna, plop, plop, plop. Torniamo su. Non avevo abbastanza energia. Ci ho provato. Ah, cado di nuovo come un pesce lesso. Da questo lato. Eccoci qua. Tac, intanto sposto già la cacchina. Tac.
Eccoci qui. Allora, cominciamo. Ok. E io farei il quinto. Riesco a fare il quinto da qui? No. Ok. Ficcata. Ok, il portale dovrebbe essere aperto e... Beh, che dire ragazzi, attraversiamo e vediamo cosa c'è. Glass Desert. Abbiamo scoperto una nuova zona. Buttiamo un occhio soltanto fuori da qui, ma lo esploreremo nel prossimo video, nel prossimo episodio. Da, svolazza un po'. Abbiamo anche sbloccato un nuovo tipo di portale. E questa è la nuova zona. Va bene ragazzi, alle porte della nuova zona del Grass Desert che abbiamo sbloccato, vi ringrazio tantissimo per la visione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. Noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio. Ciao!